essere. Questa è una cosa meravigliosa. Sentivo delle donne, delle signore prima, mentre passavamo vicino al Lido, che applaudivano, e nei loro occhi ho visto qualche cosa di liberatorio. E ho pensato, ma quanti drammi ci sono? Che sono drammi soltanto perché non si trova la possibilità di tirarli fuori. E allora io veramente credo che noi abbiamo bisogno di tutte le energie per uscire da questa terribile situazione in cui ci troviamo. E queste energie sono anche nell'affettività, sono anche nella sessualità. È fondamentale che ognuno di noi le possa vivere come ritiene e sceglie di viverle. Grazie a tutti. Quel problema viene meno la politica, siccome la buona politica è quella che guarda alle esigenze fossero anche di due coppie o una coppia nel nostro paese, sarebbe bene approvare la legge, e spero che iniziative come queste, la partecipazione dei sindaci, di tanti comuni, facciano in modo che a breve si possa avere anche nel nostro paese una legge che normi e regoli le tante convivenze e unioni di tanti di noi. Grazie agli organizzatori e a ognuno di voi. Grazie. Io vorrei che voi vi faceste un applauso a tutti coloro che oggi hanno organizzato il primo storico. Grazie davvero e grazie di avermi regalato questa gioia, di avermi invitato qui. Io vi voglio dire solo una cosa: non si vive senza sogni, senza ambizioni, senza desideri, e soprattutto non si vive senza la voglia di cambiare il mondo. E allora io vi dico che vorrei che quest'altro anno al Pride di Cagliari, che sarà il secondo Pride di Cagliari, ci sarà l'abbiamo fatta, la mala sorte se n'è andata, l'abbiamo schiattata. Allora io vi volevo dire che ho il sogno, il desiderio che quest'altro anno al secondo Pride della Sardegna e di Cagliari avremo un altro governo e avremo finalmente delle leggi per i nostri diritti. Questo dobbiamo sperare, questo dobbiamo tutti insieme cercare di costruire. Grazie, un abbraccio grandissimo a tutti, un bacio grande a tutti. A questa